Salve a tutti raga, benvenuti anche da Mr. Watti. Ovviamente non mi sono scordato di Yu-Gi-Oh! Se vi ricordate, nello scorso episodio c'è stato un macello perché Pantera Nera Neospaziale c'ha il deck, ovviamente nello spazio, fa il culo a mezzo mondo. E per l'otto della cuffia abbiamo battuto sti due che non sembra ma sono potenti. Abbiamo anche battuto Ranger del Mondo Oscuro. E adesso sono curioso di conoscere questi tipi. Cosa ti porta da queste parti? Se c'è qualcosa che non va, faresti meglio dircelo subito. Ovviamente duelliamo. Vediamo un po' che mazzo c'hanno. Sì, ho intenzione di combattere. Possiamo anche accettare. Molto bene. Ah, Pantera Nera, mi raccomando, non farmi fare figure di merda, perché prima abbiamo stravinto grazie a te e devi farcela. Non deluderci, perché non dico che dipende tutto da te, ma quasi. Ho buoni mostri, insomma, sì, si può fare. Però per il momento, visto che vogliamo conoscerli, rimaniamo sulla difensiva. E magari gli metto anche coperta lancia del martello, così può usarlo anche Pantera Nera. Di norma non lo faccio, però siamo in tag, quindi può essere vantaggioso comunque avere una magia del genere. Anche loro stanno sulla difensiva. Beh, più o meno, ho una più bella mano io, ma non importa. Però forse con oltre l'anima evoca Neos. Beh, si tira il suo neospazio, va benissimo, sì. Quindi lancio del martello non gli serve, già qualcosa. Ah, esploratore. Di solito lo scarto. No. Io non gioco in questo modo, non metterlo in attacco Golem. Meno giustificato perché evoca Neos, va bene. Però io non gioco così, Golem rimane in difesa. Pirla. Almeno lo distrugge. Però adesso ci distruggono Golem, io lo sapevo. Ma poi vabbè che c'è forza riflessa, che è però un po' sprecato per un mostro. Ma scusami, l'hanno programmato dicendo che gli cambia la vita. Vabbè che così ha salvato in un certo senso l'altro mostro, però gli cambia la vita 800 life points. È meglio che ti proteggi, ovviamente. Cioè 800 life points non vuol dire nulla. Vabbè, finché possiamo gli evocare il mecha cacciatore. E poi dopo nobile dell'oscurità, perché poi scommetto che lui sarebbe capace di sacrificarlo per Neos. E io non lo faccio così tranquillamente. Vediamo cosa ci riserva. Ah, Galengor. Non mi ricordo se ha qualche effetto strano, perché so che vale come due tributi per il mostro luce, però non mi ricordo. Ah, indistruttibile, mi ricordavo. Non puoi distruggere in battaglia. Ah, ok, viene distrutta solo se gli infliggo danno. A meno che... Ah, però non posso, perché non ho schiacciare. Devo solo lanciare il martello e non me la distrugge. Vabbè, passiamo, che dobbiamo fare? Beh, però il prossimo turno posso evocare forza esiliata, solo che non lo sapevo. Ah, era tutto lì, perché loro basano tutto il deck su mostri potenti. E se ci riescono è la fine. Entrambi gli effetti, ovviamente. E l'equipaggio ha il più forte, ovviamente. E spero che Pantera Nera non perda l'occasione, però, perché gliel'ho messo in difesa. Quindi, se ha 1200 di difesa, penso che ci arrivi che debba attaccarlo. Vero intelligenza artificiale? Che ci arrivi? Sì, adesso attaccalo. Attaccalo? Ok. No, perché non si sa mai. Ma perché glielo rimetti in mano? Puoi mandarlo al cimitero, ma cosa fai? Va bene che li stiamo devastando, però... Vabbè, io mi fido, a quanto pare c'ha ragione lui, però mi sembra un modo un po' strano di giocare. Ma comunque ci fidiamo, perché se porta questi risultati a casa, io molto volentieri mi affido all'intelligenza artificiale. Però adesso dovrei riuscire a finire, a sconfiggerlo. Guardate, tac! Così qualunque mostro ci sia, adesso non ha più importanza. Perché tramite effetto verrà distrutto. E sparabam! Volevano la protezione per rievocarlo, invece si attaccano. E anche questa è andata vinta. Proprio non ci pensavo mai, ma la strategia di Pantera Nera funziona. Bisogna solo avere fede. Eh no, perché subito sembra che faccia un casino. Assolutamente no. Se poi mi ritrovo la vittoria, non l'abbiamo fatto sul serio. Ci dice notte, certo. E allora continuiamo la storia, secondo me è sempre da lui. Dica, mi trovo in difficoltà, amico mio. Adesso siamo amici. La storia di come sconfitto i miei fratelli, Zur e Aki, sta facendo il giro del mondo oscuro. E ora voglio probabilmente facciamo i grandi tornei. Come prima regola dovrei fare un... Eccala. Imposto una carta col mondo oscuro nel suo nome. La fortuna che nei pacchetti abbiamo trovato qualche carta con mondo oscuro nel nome. Eccola, mondo oscuro. Ne ho due, meno male. Così glielo posso regalare senza perdere niente. E questi qua fanno paurissima, sti demoni qua. C'è il nuovo nome, è tutto un programma. Di nuovo, Pantera Nera. Mo abbiamo scherzato, adesso si sta facendo sul serio. Però non si hanno deficienti come quelli di prima. Già la mano non è male. Però ovviamente prima si studia l'avversario, quindi stando sulla difensiva, ovviamente. E su tempesta potente, ah no. Fuori del mondo oscuro, che devo fare? Ogni giocatore pesca una carta e ne scauto una, va bene. No, minchia, sono tutti mostri fortissimi. No, e poi a me mi serve che vada l'altra nel cimitero per avere questo effetto. Toi, mi spiace, ma... Ecco le combo.
le combo di merda, guarda le combo, guardale le combo di merda, guardale. Beh, con Goblin Lado tecnicamente faccio un favore, perché hanno, come vedete, carte basate su essere scartate dalla mano, quindi potrei aiutarli, però per fortuna è una trappola, meno male, il sostituto a sciocca, e ormai lo conosco, raga, bravo. Nono è la metti in, lo so che la metti in attacco, non sottovalutare il nemico, questi qua non sono pirli come quelli di prima, se metti in attacco ci devastano, perché va bene che gli togliamo tutta la mano così, però guarda la merda, guarda, così si evita l'attacco diretto, guarda, forse oscurità, lo sapevo. Le zone in mano, ok. Perché secondo me la contano giusto, non era come quelli di prima che basta non fargli evocare mostri e non hanno nulla in campo. Però in questo caso, come vedete, c'è un mazzo abbastanza forte. Vediamo lui cosa fa. La parola ridente, deve scartare le carte. Ecco, così attiva il suo effetto. Guarda che me, guarda le combo, guarda che fastidio le combo. Che non ci puoi fare nulla. E si evoca da solo, lo risurge? E certo lo risurge, che domande. Bravo, che strategia, bravo. Non l'avrei equipaggiato prima, non importa. Perché Turbine attivarlo da subito, no, però non è. Però su Goblin Lado, non è che Goblin Lado volendo, però è un potenziamento su un mostro, dico, attiviamola su un mostro, no, vabbè, tutto cose strane. Penso che vada contro il suo credo, ma ne approfitto subito. Per questo io la volevo solo mettere in difesa al nostro avversario. Tac, così. E abbiamo un servo custode di tombe. Così comunque un danno glielo facciamo lo stesso sulle carte. Beh, tanto non si dia più questo effetto. Ma voglio sapere cosa c'è sotto qua. Non mi fido. Cosa fa questa? Dovrebbe essere scartata, però per tenere il suo effetto. No. Eccala. Aggiungere al deck l'arma in un mondo scuro, immagino. Questi mondi scuri, raga, non mi sono mai piaciuti, ma perché hanno tutta queste combo qua, io ho tutto un altro modo di giocare, e quindi mondo oscuro per me era come gioco, non dice sepoltura sciocca, attenzione, e lui ovviamente per hobby manda cimitero Neos perché vuole oltre l'anima che glielo fa evocare, però guarda la stronzata, guarda, ma bisogna mandare al cimitero, se no attiva di nuovo il suo effetto in qualche modo, lui lo attiva per forza che lo manda al cimitero dalla mano. E adesso che trappola ti ripigli le forze oscurità, come al solito secondo me bisogna equilibrare effetto forza, e loro stanno puntando proprio sugli effetti, e potrebbe essere un punto debole per loro, ma non è detto ovviamente, però in teoria sì, però a sto punto non mi lasci dubbi, evoco lui e poi vabbè, mi risparmio 200 danni di differenza. Eccala Sakuretsu, precisa, però dovrebbe attivare il suo effetto, no, dovrebbe essere giusto in battaglia, vero? Vabbè, gli distruggo questa, che devo fare? Volevo attivare l'effetto di Vortex Kong, ma tanto non avevo altri mostri purtroppo. E comunque avrei sacrificato Eponel piuttosto, perché Vortex Kong per 200 di attacco di differenza avrei comunque preferito che mandasse il cimitero le cose. Ah, salve anche a lei. Con grandioso talpa, immagino ce la giochiamo. Le forze oscurità, ovviamente. Dai. Ecco, lo sapevo, grandiosa talpa. Ci scommettevo. Però almeno così gli mandiamo il cimitero delle carte, quindi c'è anche ragione, non c'è nulla, meno male. Un pochino aiuta questa cosa, perché la deck al cimitero non ha il controllo degli effetti e serve ovviamente, visto già quella scoperta. Ah, un altro 1008, quello che c'ho io, molto bene. Mi tocca fare il grande sacrificio, perché se no non ce ne andiamo da qui. E purtroppo dovrò sacrificare migliore di team, è l'unico modo. Poi gli togliamo 1008, dovrebbe valerne la pena questa mossa, e credo. E già cambia la musica, ed è già un buon segno questo. Cosa gli ho messo al cimitero? Uno fortissimo che se le evocano alla fine. Gli ho bloccato un mostro pazzesco mandando al cimitero così senza che sia dalla mano. Adesso fai il bravo e attivi grandiosa talpa. Perché? Perché devi rischiare la vita in questo modo? Vedi la cagata? Ah, attenzione, cade sempre in piedi, è pazzesco. È pazzesco, è un genio, cade a schiaccio tutto e demolisce tutto. Non quelli più deboli, ma quelli più forti almeno. Sì, ma poi usa carta schiaccia tutto. Ma non vedi che la maggior parte di questi mostri hanno l'attacco e la difesa debole, perché puntano sugli effetti. Vabbè che gli abbiamo demolito un po' di carte, però guarda, cioè lui pensava di riuscire a distruggere per effetto. Ma lo sa, ma l'ha visto le carte. Ma perché è così deficiente? Pensavo ci fosse un po' di dinamicità, cioè si adattava a quello che vedeva, non così a caso, sempre le stesse mosse. Adattati al duello. Vedi che questi qua c'erano gli attacchi minori, non usare carta schiaccia tutto, perché non gli demolisci tutti i mostri. Però almeno sappiamo che, perché fa vedere le carte, ma io anche rispetto del gioco, come se non bastasse. Però, perché poi tra l'altro ho scoperto che anche se noi mostriamo le carte all'avversario, lo schema di gioco non cambia, quindi tanto vale che noi ce le vediamo. E dovrebbe bastare, infatti, così altri 1008 diretti, sempre quella, come se non ci fossero domani, e una al cimitero, ovviamente prima di
terminare, attiviamo il suo effetto, è cascata le carte e fa una roba corruzione oscura, va ma soprattutto rispetto al gioco. Tanto me la distrugge con torna di polvere, ma nel dubbio l'attivo, tanto sapevamo già le carte, però attaccami uno sto coperto stronzo. Allora attacca, lo sa. Ah, vedete che c'ha dinamicità, ovviamente non sarebbe stato un gravissimo errore attaccarlo, però adesso è nostra la partita, grandiosa attacca, bravo, è nostra. Se attacca, bravo. Oh, via grandiosa talpa, ci salva tutto, raga. È incredibile. Cosa dire di fronte a tutta sta potenza? Demoliti. Oh, non ci ferma nessuno, io non ho parole. Mi hanno affiancato best compagno ever. Sembra faccia stronzate e non le fa. Però è vero quello che si dice, è veramente forte. Mi tocca ancora allenarmi nel mondo scuro. Da te non mi aspettavo di meno, amico mio, sei fantastico. Questa è la carta che mi prendi. D'accordo. Vabbè, poi vedrò sul salo. Però penso che continueremo la storia sempre parlando con lui. Per il momento io direi che possa bastare. Io vi ricordo come al solito che scrivo articoli su forgames.com, dove parliamo di videogiochi in generale, indie, retro, AAA, eccetera eccetera. Vi ricordo anche il mio secondo canale Rap Mastime, che trovate in descrizione, insieme al mio canale What Fantasy, dove ci scrivo film vecchi e dimenticati. Il mio profilo Wattpad, dove scrivo storie. Sul mio profilo Game Jolt trovate i giochi sviluppati da me o insieme alla trilogia di New Escape Room. Io vi ringrazio come al solito per la visione, ci vediamo nel prossimo video e ciao Mr. Watti.